Ma sento degli urli. Sì. Sento degli urli. Sgarbi, fammi entrare, dottor Sgarbi. Scusate? Buonasera, buongiorno, sono Vittorio Sgarbi. Ciao Sonia. Una capra mi ha scambiato per Gaetano Curreri degli Stadio. Stavo dicendo, sono Vittorio Sgarbi. Capra, capra. Ma scusate. Capra, capra. Il microfono, dottor Sgarbi. Stavo dicendo, sì, e lo ripeto, che sono Vittorio Sgarbi. Sì. Quella capra lì fuori mi ha scambiato per Gaetano Curreri degli Stadio. Capita. Ma è lui che è l'ultimo stadio perché è una capra. Scusate, io non... Eccomi, ma... mi calmo. Ecco, vuole una camomilla? Buongiorno, buonasera. Buon pomeriggio, le diciamo tutte, insomma, sì, che ci prendiamo, insomma. Buongiorno. Mi fa molto piacere essere accanto a te. Siamo la seconda volta che noi ci troviamo. Sì, con questa tua bellezza che potrei incorniciarti e mettere... Sei un capolavoro, potresti stare al Louvre. Vabbè, lasciamo stare. Al Louvre nel senso proprio com'è. Vabbè, sì. Tagliamo la regia questa, tagliamola. No, è un complimento. Allora, dottor Sgarbi, che piacere, è sempre un piacere averla qui al mio fianco, anche se mi ricorda qualchedun altro, non so perché. Chi le ricordo? Ma adesso ci penso un attimo. Ma a voi non vi ricorda qualcuno? No, perché adesso parliamone. Io ricordo... Cosa? Chi ti ricorda? Stop, lui non è Sgarbi, lui è Simone Merini, via, eccolo qua. Lui quella è capra di Simone Merini. Simone, Simone, ma facevi tutto un sciappador là? Cioè, ma chi è? Ma chi è? Buongiorno, Simone Merini, ciao, buongiorno. Carissima. Ciao, Sonia, che piacere vederti come Simone, ma... No, Sgarbi è sempre il tuo cavallo di battaglia. È un piacere essere qua con te, naturalmente. Cosa mi racconti? Saluto tutte le amiche e gli amici, naturalmente, in ascolto. Cosa ti racconto? Beh, Sgarbi, fra i vari personaggi che imito, sicuramente quello che sento maggiormente sulle mie corde. Tra l'altro ho avuto il piacere, qualche anno fa, di incontrarlo di persona più di una volta. La prima volta è stato a San Severino Marche, dove lui era assessore di quel paese. Io ero ospite a un concorso a Canoro, lui quella sera lì, e c'è anche il video su YouTube dove io imito Sgarbi a Sgarbi stesso. Lui l'ha presa in ridere, naturalmente. Sì, poi ci siamo incontrati uomo anche altre volte, quindi. Bene, allora, Simone, io so che tu hai in serbo delle cose che dovremmo fare anche insieme, ma non vorrei annunciarle tutte in una volta. Top secret, sì, sorpresa. Stiamo lavorando per voi. Ma assolutamente io so che hai portato un video. Sì. Di Sgarbi. Sì. Signori, cioè lui è Merini, ma in realtà è Sgarbi, quindi insomma, vedete voi se trovate la differenza. Io lancerei il video, regia, se siamo pronti. Certo. Cos'è che fai in questo video in maniera... Direttamente da Bologna, Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, okay. È uno Sgarbi molto molto particolare. Eccolo qua. Vai, regia, vai. Sgarbi, e oggi per la mia rubrica Capre Diem, Cogli la Capra, mi trovo a Bologna, dove sono candidato sindaco. Infatti voglio preservare le bellissime opere che ha questa straordinaria città, come quelle di Niccolò dell'Arca, dei Carracci, di Giorgio Morandi, di Guido Reni. E questa bellissima statua del Nettuno, la vedete? Eccola. Inquadra, dai, inquadrala. Ecco, ma io dico, striscia, è assurdo che il Nettuno, il dio del mare, venga deturpato da un mare di pigioni e da un mare di capre come questa, che stanno lì e lo usano come scranio, come panca. Capra che non sei altro, vieni su, e almeno vieni qua. Sai almeno questa statua chi l'ha fatta? No. Capra, 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 ancora capra. E allora qui vale il detto, veramente, sopra la panca la capra campa, si campa della sua ignoranza. Capra che non sei altro. Vittorio Sgarbi. Triscia la notizia, Bologna. Sei unico. Bah. Che sei unico, signori. Non ho parole. E per togliere le parole a me, veramente ce ne vuole. Beh, signori, lui è Simone Merini. Lo trovate su YouTube, lo trovate su Facebook. Io ti vedo dappertutto.
Sì. Cioè non si può dire, beh, no, insomma. Sì, si dice. Si dice, lui è Simone Merini. Ma ascolta, in questo video in che contesto l'hai fatto? Eri in piazza? Questo video l'abbiamo girato in piazza Maggiore, sì. Accanto anche, no, anche Piazza del Nettuno comunque, perché lì è lì vicino, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, sì. E c'è questo Sgarbi, naturalmente l'avete visto molto sulle righe, naturalmente, in cui parla di Bologna. E anche del fascino che ha Bologna, perché Bologna sicuramente per Sgarbi ha un grande fascino dal punto di vista artistico, quindi potrebbe dire tante cose su Bologna, insomma. Ma è stata molto bella, però io so, allora signori, io vorrei svelarvi un mistero, che non è poi un mistero, è un mistero. Allora lui, sempre come Sgarbi, signori, ne ha combinata una veramente grossa. Pensate che ha fatto uno scherzo telefonico a vari personaggi e ci sono cascati. Ci sono cascati. Sono caduti nella sua trappola. Signori, io devo dire che effettivamente, insomma, lui non è poi solo Sgarbi, quindi è altri personaggi. Tanti. Che io spero di poter portarvi qui, non solo qui, ma anche nei locali che sicuramente aderiranno al nostro Falsi Quasi Uguali, perché sarà uno spettacolo unico e inimitabile. Però quello che tu hai fatto al telefono a queste persone, ma come facevano a caderci? Allora te lo spiego subito brevemente, caro Sonia, anche ai nostri amici. Io ho un carissimo amico che si chiama Salvo Bruno, in arte Salvo di nome di fatto, un ex paparazzo che ha tutti i numeri di cellulari dei personaggi famosi. Gli è venuto questa idea, e allora io ho telefonato a tutti questi personaggi famosi, spacciandomi per telefono, mi sono spacciato per Vittorio Sgarbi. E loro ci sono cascati tutti, Lucio Dalla, Gino Paoli, ho fatto lo scherzo a Giulio Golia delle Iene, che c'è cascato, Luca Bizzarri delle Iene. Quindi io sono stato, in senso buono lo dico, l'unico ad aver beffato una Iena, no? Giulio Golia. Poi Anna Pettinelli, Platinetta, c'è anche Platinetta. Tutti questi video tra poco li vedrete, perché bene. È una chicca, e ci sono cascati, si sono bagari lì per lì. Insomma, quando hanno saputo che era uno scherzo, anche grande Lucio naturalmente l'ha presa così, ma dopo l'hanno presa tutti in ridere comunque alla sì, fine. Perché comunque sono tutte persone che sanno stare allo scherzo, però te stessa è una bel birbante, Mamma mia, signori, io credo che adesso quando risponderò al telefono con un numero che non conosco, starò molto attenta. Stai attento perché che non mi arriva Sgarbi, sì, o qualche sì. Sì, pronto. No, a parte Sgarbi, io so che lui, non voglio annunciarvi niente perché io spero di averlo qui con tutti i suoi personaggi. E Sgarbi stesso sa di questi scherzi, naturalmente non si offende, anche perché non è che l'ho fatto in modo offensivo. No, beh, logico, è ironico, volgare, è ironico. Insomma, quindi... Ma io direi a questo punto di lanciare il video. Va bene. Amici, guardate cosa ha combinato lui. Sì, vediamo. A tutti questi personaggi. Vediamo e sentiamo. Vai, 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 vai. Beh, devo dire, sei unico. Bah. Che sei unico. Signori, non ho parole. E per togliere le parole a me, veramente ce ne vuole. Beh, signori, lui è Simone Merini. Lo trovate su YouTube, lo trovate su Facebook. Lo trovate, io ti vedo dappertutto. Sì. Cioè non si può dire, insomma. Sì, si dice. Si dice, lui è Simone Merini. Ma ascolta, in questo video in che contesto l'hai fatto? Eri in piazza? Questo video l'abbiamo girato in piazza Maggiore. Sì. Accanto anche, no, anche Piazza del Nettuno comunque, perché lì è lì vicino, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore. Sì. E c'è questo Sgarbi, naturalmente l'avete visto molto sulle righe, naturalmente, in cui parla di Bologna. E anche del fascino che ha Bologna, perché Bologna sicuramente per Sgarbi ha un grande fascino dal punto di vista artistico, quindi potrebbe dire tante cose su Bologna, insomma. Ma è stata molto bella, però io so, allora signori, io vorrei svelarvi un mistero, che non è poi un mistero, è un mistero. Allora lui, sempre come Sgarbi, signori, ne ha combinata una veramente grossa. Pensate che ha fatto uno scherzo telefonico a vari personaggi e ci sono cascati. Sono caduti nella sua trappola. Signori, io devo dire
che effettivamente, beh, insomma, lui non è poi solo Sgarbi, quindi è altri personaggi tanti, che io spero di poter portarvi qui, non solo qui, ma anche nei locali che sicuramente aderiranno al nostro Falsi Quasi Uguale, perché sarà uno spettacolo unico e inimitabile. Però quello che tu hai fatto al telefono a queste persone, ma come facevano a caderci? Allora te lo spiego subito brevemente, caro Sonia, anche ai nostri amici. Io ho un carissimo amico che si chiama Salvo Bruno, in arte Salvo di nome di fatto, un ex paparazzo che ha tutti i numeri di cellulari dei personaggi famosi. Gli è venuto questa idea, e allora io ho telefonato a tutti, tutti questi personaggi famosi spacciandomi per telefono, mi sono spacciato per Vittorio Sgarbi. E loro ci sono cascati tutti, Lucio Dalla, Gino Paoli, ho fatto lo scherzo a Giulio Golia delle Iene che ci è cascato, Luca Bizzarri delle Iene, quindi io sono stato, in senso buono lo dico, l'unico ad aver beffato una Iena, no? Giulio Golia. Poi Anna Pettinelli, Platinetta, c'è anche Platinetta. Tutti questi video tra poco li vedrete, perché bene. È una chicca, e ci sono cascati, si sono bagare lì per lì. Insomma, quando hanno saputo che era uno scherzo, anche Grande Lucio naturalmente l'ha presa così, ma dopo l'hanno presa tutti in ridere comunque alla sì, fine. Sì, perché comunque sono tutte persone che certo sanno stare allo scherzo, però te stessa è una bel birbante, Mamma mia, signori, io credo che adesso quando risponderò al telefono con un numero che non conosco, starò molto attenta. Stai attenti perché che non mi arriva Sgarbi, sì, o qualche sono, sì. Sì, pronto. No, a parte Sgarbi, io so che lui, non voglio annunciarvi niente perché io spero di averlo qui con tutti i suoi personaggi. E Sgarbi stesso sa di questi scherzi, naturalmente non si offende, anche perché non è che l'ho fatto in modo offensivo. No, beh, logico, è ironico, volgare, è ironico. Insomma, quindi ma io direi a questo punto di lanciare il video. Va bene. Amici, guardate cosa ha combinato lui. Sì, vediamo. A tutti questi personaggi. Vediamo e sentiamo. Vai. Pronto? Vittorino, sono Lucio, ciao caro. Ciao, come stai? Bene, te? Bene, bene, ti disturbo? No, scherzi. Ascolta, ti volevo invitare perché volevo fare una... siccome lunedì vengo giù a Bologna... Lunedì vengo giù a Bologna per una mostra di Mario Cimiello, è scrittore ma anche è un pittore, non so se l'hai presente, Mario Cimiello. Comunque a Palazzo Ercolani, sarà una serata a Palazzo Ercolani alle 21 e voglio sapere se eventualmente volevi venire, se hai piacere. Ma direi di sì, certo, mi fa piacere, ma è un pittore contemporaneo, dove sei tu? Pronto? No, sono a Milano adesso. Benissimo, ascoltami, a che numero ti chiamo? Perché te l'ho mandato qua il numero, ma non l'avevi mio? Sì, è il numero che mi compare questo? Sì. Va bene. Ok. Ciao, grazie, ciao, ci vediamo lunedì allora, ciao. Che è? Giro, ciao, sono Vittorio Sgarbi, ti disturbo? No, dimmi. Ciao, ti avevo chiamato perché... Ascolta, siccome ho fra le mani un documento, è molto importante, è un libro che parla anche di te, L'assurda vicenda di un la minore, e siccome è un libro che parla appunto di te, di un autore, Salvo Bruno, avevo piacere di spedirtelo, perché mi faceva piacere che tu vedessi, prima che lo pubblicassero, siccome parla di alcune, in alcune parti di te, mi faceva piacere che tu lo vedessi. Ti ringrazio. Dove te lo posso mandare? Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, ti ringrazio. Okay. Si invecchia. Come? Si invecchia. No, tu sei sempre giovane, sei sempre il numero uno, dai. Magari. Quando è che vieni giù a Roma? Non lo so. Non lo so, comunque io adesso non mi è apparso il tuo numero. Per cui magari mandami un SMS col numero. Sì? Sì, te lo mando. Quando l'ho letto poi ti chiamo. Benissimo, ti ringrazio, gentilissimo, Grazie a te. Ciao, a presto, un abbraccio. Scusami, sono Vittorio Sgarbi. Stavo cercando Mauro. Glielo passo. Grazie, ciao. Dottore, Mauro, come stai? Bene, tu? Bene, ti disturbo? No, sto a Andria, sto in Puglia adesso.
Ascolta, no, ti ho chiamato perché ho un documento fra le mani molto interessante che ti volevo far vedere, se ti può interessare. È molto importante perché è un documento di un mio amico scrittore che ha scritto una cosa, un libro molto interessante. Si chiama Assurda vicenda di una minore, Salvatore Bruno, sa di come di fatto, ecco. È interessante perché parla di te, visto che mi sono messo a leggere il libro e mi ha chiesto di fare la prefazione, e parla di te in diversi punti. Pronto Luca? Vittorio Sgarbi, ciao. Mi senti? Ci possiamo risentire per favore? È una cosa importante, è un documento che ti devo parlare, di una cosa urgente. Dimmi, velocemente. Velocissimo. Ti richiamo se vuoi. Dimmi. Brevemente, comunque, ascolta, sono incazzato come una pantera, perché è venuto nel mio ufficio l'altro giorno un mio conoscente che mi ha portato un libro, L'assurda vicenda di un la minore. Lui mi ha detto che tu gli hai dato il mio numero di telefono. Cioè che non ho ancora capito chi sei. Mi senti? Non ho ancora capito chi sei. Sono Vittorio Sgarbi. Mi hai riconosciuto adesso? Sì, ma io sono Luca Pizzarri. Appunto, ti ho chiamato perché ti stavo spiegando la cosa, se mi stai... Io non ho il numero di telefono, non lo so, comunque questa persona mi ha detto che tu gli hai dato il mio numero di telefono. Beh, non è possibile, guarda che non so di chi parli, ma non potrei averlo dato perché non ce l'ho mai avuto. Ecco, no, invece è possibile la cosa, già che voi come ieri ne mi state antipatici particolarmente, poi cosa fai, vai anche in giro a dare il mio numero di telefono, allora facciamo una bella cosa. Io adesso ti faccio una... Mi senti? Io adesso ti faccio una bella, questa cosa qua che gira il mio numero di telefono non mi piace, ti faccio una bella querela, ti mando anche il libro, che c'è anche un DVD che ti riguarda, perché c'è una telefonata fra te e lui, che lui dice che ti conosce, quindi già questa cosa qua, e facciamo una cosa unica. E fai tutto quello che vuoi, non so che dirti, io guarda non so né di chi stai parlando, né come fa a dire che è il tuo, io non so quello che vuoi. Sto parlando, il libro si chiama L'assurda vicenda di un la minore con un DVD allegato, lui si chiama Salvo di nome di fatto. E io non so niente di questo, non so niente, è la prima volta in vita mia che parlo con te, per cui... Allora io te lo mando. Puoi mandarmi quello che vuoi. Perché è un documento, il DVD è un documento dove voi due parlate, che vi conoscete. Ma non capisco di cosa stiamo parlando. No, poi te ne accorgerai comunque, te ne accorgerai. Pronto? Anna Pettinelli, mi cercavi? Sì, ciao Anna, scusami, ti disturbo. Ascolta, siccome ho avuto fra le mani un libro, soprattutto un DVD che ti riguarda, siccome è prossima la pubblicazione, è un libro di uno scrittore, Salvo di nome di fatto, mi senti? Ecco, è un libro dove tra l'altro parla di te in alcuni punti, avevo piacere di fartelo vedere prima, se vi piacere, insomma è importante, perché parla di te in diversi punti e quindi... E di che cosa il libro è? Su che cos'è? Adesso qua sei per telefono, sono delle cose delicate, importanti, per cui avevo piacere di mandartelo, così lo potevi vedere prima che venga pubblicato, logicamente, non è pubblicato. Sì, ma scusa, perché come mai ti è capitato questo libro in mano? Perché tu hai... Stai seguendo la linea editoriale in qualche casa editrice? Sì, sto seguendo la linea editoriale, no, più che la linea editoriale sto seguendo questa persona che mi ha mandato questo libro, che mi interessa, è una capra, è un ignorante, scrive peggio di Fabio Volo, per farti capire. Sei veramente un indegno, guarda. Ma smettila, ma sei ancora arrabbiato, fa. Sei veramente, guarda, veramente, tu sei stato sleale con me, per cui io... Finché non ti scusi o finché non ci vediamo in faccia, mi spieghi perché l'hai fatto. Però, no, da tutte parti, però è interessante quello che scrive da un punto di vista musicale, perché è una storia lunga. E in alcuni punti mi ha colpito perché parlava di te. E allora avevo piacere che tu lo vedessi prima. Direi di sì, beh, chi è questo signore che scrive? Magari lo conosco. Salvo di nome di fatto si chiama. Salvo di nome di fatto? Sì. Ma c'era uno pseudonimo, evidentemente. È uno pseudonimo, chiaramente. Salvo di nome di fatto. Ti dice niente? Sto pensando, sai Vittorio, perché credo che lui abbia fatto un libro sul rock e di come lui voleva
da cantare e nessuno lo voleva. Se non sbaglio è la stessa persona, però magari mi sbaglio io e si chiama in un'altra maniera. No, è lui, lui. È la storia di questo qua che viene dal sud, va al nord in cerca di fortuna, che parla di tutti i suoi contatti con i cantanti, nei DVD ci sono le sue incursioni, le sue cose, sì, che ha fatto. Sì, infatti. In cui lui diceva che insomma non lo voleva nessuno e che si era, aveva speso gli ultimi soldi per autoprodurci questo libro. Sì, pronto Giulio? Chi è? Pronto, buongiorno, sono Vittorio, ciao, sono Vittorio Sgarbi, Vittorio. Pronto, cercava Giulio, ancora, si vuole spacciare per il suo assistente. Capra, ti sei preso pure della capra, da quello vero mi sembra una volta, e pure da quello finto. Ma insomma, voi delle Iene, sembravate pronti a tutto, uomini indistruttibili, ma che problemi avete? Ah sì, cercava Giulio? Ma non fare la capra, dai che ti ho riconosciuto, che sei tu, dai. Non fare ignorante. Pronto? Pronto, sono Vittorio, ce l'hai? Vittorio chi, scusami? Vittorio Sgarbi, sono Vittorio. Sì, mi scusi, grazie. Un attimo solo. Sì. Pronti? Lele, ciao, come stai? Ciao bene, tu? Ti disturbo? No. Ascolta una cosa, ti ho chiamato per una cosa importante. Siccome io ho sotto mano un libro e un DVD con delle cose che ti riguardano, avevo piacere di fartela avere, di spedirla, dove... È importante che tu la veda. Va bene, manda, prenderemo te noi oppure ci vediamo domenica, me le dai. Domenica? No, te lo mando direttamente se vuoi. Sì, è il libro è l'assurda vicenda di un La minore, salvo di nome di fatto. È una cosa che ti riguarda, è molto interessante il DVD perché... Mi senti? Il DVD è molto importante perché c'è un documento che ti riguarda. Adesso non te lo posso stare a parlare, sai, per telefono non voglio stare. Ho piacere che tu lo veda, quindi. Perché vorrei che lo vedessi tu direttamente, tu personalmente. Ah no, scusami, sei tu, sei Little. Sì, sono Tori. Scusami, scusami. Ciao. No, mi hanno confuso. Scusami il disturbo, no, volevo parlare con te, ti volevo fare un. Scusami tantissimo, no? Che ti stavo chiamando col tuo nome vero, pensavo fosse Enrico, scusami, mi ero un attimo confuso. No, Enrico è il mio fratello. Scusami, no, ti avevo chiamato perché, se ti può interessare, dopodomani io sto già organizzando una mostra qua a Bologna, sono a Bologna in questo momento, di un pittore... fiorentino, che è Mario Cimiello, che aveva fatto un'opera d'arte, un quadro che si chiama Cuore. Siccome tu chiaramente hai fatto la canzone Cuore Matto, avevo piacere di invitarti, se vi piacere, i primi di novembre, poi ti saprò dire a breve la data, se vuoi venire come ospite per quella sera a cantare la canzone. Ah, ecco. C'è un fatto che io la prossima sera, adesso sono a Milano e rimango fino a domenica, poi torno a Roma, ma il 24... In quel periodo vengo volentieri. Ok, ti chiamerò più avanti. In bocca al lupo. Prima di fine mese, verso il 28-29, se mi chiami ti dico com'è la situazione. In bocca al lupo per. Grazie, va bene. Ciao, grazie, ciao. Non ci sono commenti. Non ci sono commenti. Sì. Ecco, scusate, ma mi impressiona sempre questa cosa. No, guardate chi è tornato. No, perché? Perché dopo questo video, questo filmato, Sgarbi era doveroso. No, ma anche perché tra l'altro sono a Bologna e devo fare un omaggio a Bologna, perché Bologna è piena di arte, è piena di arte culinaria. Sì, sì, io del resto sono un esperto di arte culinaria, perché quando mi incavolo... do di quei calci che faccio volare dei culi in aria, volano proprio. E poi devo dire che Bologna, per esempio, è nota a livello proprio gastronomico per il tortellino. Ma lo sa, dottor Sgarbi, dove siamo qua? Dove siamo? Siamo al piano B. Ecco, piano B. Piano B è anche il ristorante. No, tra l'altro, i complimenti al piano B. Tra l'altro, tutto ciò che è B, lato B, mi interessa. Quindi, ecco, voglio dire, comunque, Bologna è nota per i tortellini in brodo. A lei piacciono i tortellini? Molto, però diffidata dall'imitazione, perché gli americani hanno subito voluto copiare il tortellino in brodo. E siccome fa le cose in grande, hanno fatto The Tortelline in Broadway. Ecco, talmente pieno di mortadella che sembra la faccia di Prodi. Se lo guardate, diventa un tortellone in brodo.
brodo. Ecco, detto questo, signori, guardi, dottor Sgarbi, io la adoro, però vorrei farle una domanda. Mi chiede. È un po' piccante la domanda. Ecco, stando in argomento gastronomico. Sì, no, io vorrei sapere, ma a livello di fidanzata, sì, può farci una confidenza? Me l'hai chiesa, io rispondo. Io vorrei sapere chi è la donna di Sgarbi oggi. La donna di Sgarbi oggi, io in questo momento sono libero, perché in fondo io amo la donna in senso lato, quindi come posso stare con una donna sola quando io amo tutte le donne? Se io per principio amo tutte le donne, allora, non posso stare con una donna sola. Scusi, dottor Sgarbi, ma qui mi infiervero un attimo, perché tutti gli uomini hanno questa scusa. Come faccio a stare con una donna sola? No, nel senso non ci sto. Ecco, no, nel senso per rispetto di tutte le donne. Perché ne amiamo tutte. No, è un fatto filosofico. Siccome le amo tutte, non sto con nessuna. E quindi non c'è una donna in particolare? Non c'è una donna in particolare, perché sennò se io stessi con una farei un torto all'altra. Allora, di conseguenza... No, è giusto, detta così sembra giusta, insomma. Allora... Però se dopo ci pensiamo un attimo, secondo me mi bleffa anche qua. Ma no. Secondo me, non so. Quindi, dottor Sgarbi, lei le donne le ama tutte, ma certo. Mi dica una cosa, io vorrei entrare nello specifico. Sì, mi dica. Quando lei fa un approccio, io amo queste domande certo. In particolare. Quando lei fa un approccio con una donna, sì. Che cos'è la frase tipica che dice a una donna? Beh, io francamente non è che dico delle frasi particolari, perché naturalmente la donna è talmente, ogni donna ha la sua caratteristica, che, ecco, per esempio, se io sono con te, se passo una serata con te, che sei una persona estremamente gradevole, non posso dire che sei una palla, ecco. È il mio cognome, che devo fare? No, dottor Sgarbi, è il mio cognome. Non corrisponde a quello che sei, perché tu, è il tuo cognome, tu in realtà sei una persona intelligente, ma sa, dottor sei una Sgarbi persona che gradevole, sei una capra, e quindi è un piacere stare accanto a te. No, le svelo un segreto, sa che c'è stata una mia amica, che la conoscono in tanti, che è la Nobile, Stefania Nobile, la figlia di Come Mamma no? Marchi. Salutiamola anche tra esattamente, la salutiamo, che sentendomi chiamare palla in un determinato ambiente, ha detto, ma non dici niente che ti chiamano palla? E ho detto no, perché cioè io sono un po' tonda, dottor Sgarbi, un po', appena proprio, non si Quindi vede cosa neanche. Vuol dire? Che sei un pesce palla? No, allora ha detto, ma non ti offendi perché ti chiamano così? No, perché sono palla di cognome, purtroppo, oltre che di fatto anche di cognome. Quindi devo dire che, anzi la salutiamo, chissà che non venga anche la Vanna e la Stefania. Volentieri, molto gradevoli. A trovarci qui magari con Sgarbi presente, perché deve esserci anche lui. Assolutamente, perché assolutamente. Sì, sarebbe molto piacere anche incontrare, tra l'altro, per cui... Dottor Sgarbi, sa che Cupido Eventi si occupa di tutti questi spettacoli particolari? Certo. E abbiamo delle cene per single. Bene. Ecco, mi volete invitare? Magari non sarebbe male. La prossima cena l'abbiamo il 10 in un locale bellissimo che è a Sassuolo, bene, che si chiama Il Barone Rosso. Si mangia anche lì da Dio, dottor Sgarbi, se me lo lasci dire. A me piace mangiare, perché mens sana in corpore sano, dicevano i latini. È come la nostra TV, mens sana. Certo. Si chiama proprio così, ha presente che si chiama così, si chiama mens sana. Mens sana, ok, quindi signori, io mi sono attaccata a Sgarbi. Attacca per ricordare. Mi attacco a Sgarbi. Va bene, bene. Ecco, mi sono attaccata a Sgarbi per ricordarvi che abbiamo un incontro con i single. Mi auguro, magari spero che possa intervenire per vedere un attimo la situazione come sta andando. Chissà che potrebbe essere. Oh, che lei potrebbe trovare la donna giusta, che l'ha detto mai. Ma chi lo sa, io però, ripeto, tutte vanno bene, quindi come posso? Però vengo a dare un'occhiata, perché sì, comunque un occhio critico ci vuole sempre di fronte. E allora, a questo punto io lascio Sgarbi, se mi puoi inquadrare così lui si modifica e torna Simone Merini. Vi lancio il promo di questa serata per single a cena con degli sconosciuti. Devo dire che a cena con degli sconosciuti il 10 giugno non potete mancare. Perché? Perché non solo un'ottima cena, pensate che è un locale che fa tutto a mano, dalla pasta al dolce, tutto a mano, fa tutto a mano. Io vi aspetto, vi lancio il promo, poi dopo torniamo qui. A dopo. Bene, signori, allora
Allora, avete visto il promo, io vi aspetto per questa cena per single. Iscriversi non costa niente, basterà mandare un sms o un messaggio WhatsApp al mio numero di cellulare con nome ed età e poi tutto potrà succedere in questa serata veramente magica. A questo punto, Simone, le finì? È finita. Ci dicono andate, no. Andate perché avete terminato il vostro tempo. Beh, in realtà è solo l'inizio con la Cupido 20, quanti eventi che ci sono. Speriamo veramente tanti e tanti di più. Allora ti saluto, grazie per essere stato qui con me. È sempre un piacere. Se vuoi dire intanto dove ti possono trovare, se ci sono persi la prima parte. Allora, andate sulla mia pagina ufficiale di Facebook, Simone Merini, pagina ufficiale, trovate tutti i miei eventi, gli spettacoli che faccio. E su YouTube Simone Merini con tutti i video dei miei show live e televisivi. Grazie. Grazie a te. Signori, Facebook è anche Cupido 20, Facebook è anche Palla Sonia, cercatemi perché lì su Facebook troverete questa diretta, troverete tutte le dirette che fanno parte di I Like It, non solo, su YouTube il mio canale vi aspetta. Signori, è stato un piacere, ringrazio il piano B, il lato B, ringrazio il piano B qui a Castelmaggiore che ci ospita per queste dirette, è stato un piacere stare in vostra compagnia, vi aspetto nelle prossime trasmissioni sempre qui, I Like It, ciao. Cupido Eventi presenta I Like It, in studio Sonia Palla.